Meteo Billy, oggi 6 ottobre, eccovi l'almanacco, 280° giorno, ne mancano 86 alla fine del 2016, il sole è sorto, sorge alle 7.06, tramonta alle 18.43 e dura 11 ore e 37 minuti, veloci. Oggi la chiesa celebra San Bruno di Colonia, monaco tedesco fondatore dell'ordine dei Certosini. Bruno nacque a Colonia nel 1030 da una nobile famiglia. Fino al 1057 non ho trovato nulla sulla sua vita. 27enne a Reims, il vescovo Gervasio gli affidò la direzione della scuola presso la chiesa di San Cuniberto, di cui era stato allievo. Venne rispettato, ebbe fama di ottimo poeta, eccellente filosofo e teologo. Ma, e dico ma, nel 1076 se ne dovette scappare e si dovette rifugiare presso il conte Ebald di Rusi a causa di un dissidio col vescovo Manasse di Gournay, che da lui era stato accusato di simonia. La simonia era la compravendita di cariche ecclesiastiche. Insomma, corruzione, roba, diciamo, a cui temo ci siamo abituati. Intanto però Bruno il Nostro se ne dovette stare ammucciato fino al 1080. Quindi nel frattempo accucchiò la bellezza di 50 anni di età. In quel periodo maturò la volontà di una vita da eremita, dallo stile monastico, fa stanco forse delle brutture del mondo, voleva starsene un po' in pace a pregare Dio e consacrarsi a Lui. Prese questa decisione insieme a sei compagni di fede e cercò un luogo solitario dove erigere un suo monastero. Questo posto gli venne assegnato dal vescovo di Grenoble, che si chiamava Ugo di Châteauneuf, spero di averlo detto bene, che era stato spinto vescovo da una visione avuta in sogno, quella di sette stelle che indirizzavano sette pellegrini a una valle solitaria nel cuore del massiccio che all'epoca si chiamava Cartusia, da cui venne poi il nome italiano di Certosa e francese di Chartreuse. Mamma mia, spero che il mio francese non vi faccia inorridire. Il primo monastero venne quindi fondato nell'estate dell'anno 1084, all'incirca nel periodo della festa di San Giovanni Battista, in una zona montana e boschiva a più di 1100 metri di altitudine. Era composto da casette a legno isolate, una per ognuno dei sette fondatori, con una bella chiesetta in pietra a fare da centro spirituale. La chiesetta venne consacrata il 2 settembre del 1085, che è quindi la data ufficiale della nascita del monastero, che ovviamente è ancora lì, anche se non rimane molto il nucleo originale, e si chiama Monastero della Grande Chartreuse, casa madre appunto dell'ordine Certosini. Tutto bene? Sì, tutto bene, ma nel 1091 Papa Urbano II, che fu alunno di Brunone alla scuola di Reims, lo convoca a Roma al servizio della Santa Sede. E vi chiama Papa Urbano II, chi fa? Un currite. E quindi Brunone sa, mo armi e bagagli, e se ne andò a Roma. Così fece, ma a quanto pare si trovò male, perché era ben abituato alla vita a 1100 metri d'albitudine. Ti puoi tenere a Roma, finire in quel macello forse non era cosa sua, ma fece buon viso a cattivo gioco. Però per sua fortuna, diciamo così, ci sono i tedeschi. Sì, ci fu un'invasione dei territori pontifici da parte dell'imperatore tedesco Enrico IV, un evento seguito all'elezione dell'antipapa Guiberto. Urbano II se ne appa scappare. Se ne scappò nel sud Italia, in Calabria, portandosi ovviamente appresso Bruno, che venne eletto arcivescovo a Reggio Calabria. Questo forse fu un contentino che gli volle dare il Papa. Il santo declinò, perché diceva che non era cosa sua, a lui ci faceva una vita contemplativa, diceva: ma per carità, perché avete delle sciaga morire, non ci abbastava, che io c'ha bello tranquillo, dan capo, mi facessimo scoppare a Roma, eccetera, eccetera. Scusate la romanzata, la mia romanzata. A questo punto, comunque, gli venne offerto dal conte Ruggero, che era il reggente della zona, un bel territorio sulla costa ionica, in una località chiamata Torre, a 790 metri d'altitudine. Sulla costa ionica, lì fondò l'eremo di Santa Maria e a poco meno di 2 km più a valle, dove c'è appunto una certosa, fondò per i fratelli il monastero di Santo Stefano. Indirettamente, visto che presso al monastero e alla certosa si raggruppavano lavoranti e lavoratori, per tenerli separati cominciarono a costruire casette e questo paesino è diventato, l'attuale Serra San Bruno.
dove il nostro Brunone morì il 6 ottobre del 1101 alla bella età di 81 anni, che per i tempi, diciamo, non era certo poco. Il monastero della Grande Chartreuse è ovviamente ancora lì, a 1190 metri di altitudine, nelle Alpi francesi, nel comune di Saint-Pierre de Chartreuse, dipartimento dell'Isère, a 30 km circa a nord di Grenoble. Il monastero non si può visitare perché i monasteri certosini non si possono visitare, ma più a valle, se ci volete andare, c'è un museo dove ci vengono ricostruite le celle dei monaci. Non ci sono festività globali tipo giornata mondiale della denutrizione, eccetera. Oggi passiamo quindi agli eventi. Nel 3761 a.C. inizia il calendario ebraico, sono passati soltanto 5.687 anni. Aspetta. Nell'891 viene consacrato Papa Formoso. Io già manco sapevo che c'era un Papa che si chiamava Formoso, ma leggo che questo divenne addirittura noto per il Sinodo del Cadavere, detto anche Concilio Cadaverico. In pratica gli fecero un processo per sacrilegio post mortem, cioè ci fecero un processo scheletro cadavere. Vabbè. Che bellezza. Nel 1889 apre il Moulin Rouge, luogo di perdizione, di champagne e coscia al vento. Nel 1938 una bellissima porcata italiana. Il Gran Consiglio del Fascismo sulle leggi razziali pubblica la dichiarazione sulla razza. Ve ne leggo qualche riga. È fatto divieto di fare matrimoni di italiane e italiane con elementi appartenenti alla razza camita, semita e altre razze non ariane. Divieto per i dipendenti dello Stato e da enti pubblici, personale civile e militare, di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza. Il matrimonio di italiane e italiane con stranieri, anche di razza ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno. Chi sto ci facesse leggere a tutti chi di che auspicano il ritorno del fascismo e di Mussolini. Penso che abbiate capito che sono leggermente antifascista pur non avendolo vissuto. 1956, una cosa bella. Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. 1966, l'LSD, l'acido lisergico, viene dichiarato illegale negli Stati Uniti, il che vuol dire che è legale anche qua. Se volete avere le allucinazioni, io ho un metodo, ma non ve lo dico che è meglio, ve lo dico in privato, ed è legale, ma non ve lo consiglio. 1981, c'è l'attentato a Sadat che noi della nostra età ce lo ricorderemo, l'abbiamo visto in televisione. Il presidente dell'Egitto venne ucciso in un attentato che purtroppo non posso non definire spettacolare. Gli spararono un carro armato, non mi ricordo che cosa, mentre c'era una parata. Era stato premio Nobel per la pace nel 78. Una curiosità, nella serie TV Flash Forward, il 6 ottobre è il giorno in cui tutte le persone del mondo perdono i sensi per 2 minuti e 17 secondi. Boh, nascite e compleanni. Nel 1846 a New York nasceva George Westinghouse, che è l'inventore dei freni pneumatici per le ferrovie e del sistema di distribuzione della corrente basato sulla corrente alternata. E questo tipo di distribuzione elettrica vinse su quella corrente continua di Thomas Alva Edison, che erano abbastanza nemici fra di loro. Westinghouse è chi chiude i ventilatori e dei condizionatori, va. Nel 1887 alla Chaux-de-Fonds, che è nel cantone Neuchâtel, in Svizzera, Neuchâtel dove fanno le sigarette Diana, sì, sono un fumatore, sono una razza in via di estinzione. Scusate, nasceva l'architetto degli architetti, Le Corbusier. Si chiamava Charles-Édouard Jeanneret Gris, considerato uno dei padri dell'urbanistica contemporanea. 17 delle sue opere sono state aggiunte alla lista dei patrimoni dell'UNESCO. E se l'UNESCO, come dice Billetteri, no, non c'è la casa sulla cascata fra queste opere, quella di Richard White, ma c'è la cappella di Notre-Dame-du-Halt, che è una cappella situata a Rochamps, quella chiesa a forma di nave, che abbiamo una bruttissima copia qua a Palermo. Nel 1888 a Saint-Denis, che non è uno stadio, ma un'isola delle riunioni, della Riunione, che è a est del Madagascar, nasceva Roland Garros, che non è uno stadio del tennis, ma era un aviatore.
a lui hanno dedicato lo stadio per il tennis. Nel 1922 nasceva un personaggio televisivo mitico, sempre per quelli che hanno la mia età, over 50, ed era Paolo Valenti, simpaticissimo, che con Maurizio Barenson e Remo Pascucci realizzò la trasmissione che dura ancora oggi, in qualche modo, 90° minuto. Era un piacere per me vederla con mio padre, buon'anima, e poi seguirlo quando seguiva il calcio. Mi ricordo di Paolo Valenti quando disse in diretta televisiva: "Non dirò mai per quale squadra faccio il tifo, ma all'ultima puntata che condurrò l'ultimo di 90° minuto comparirò con la maglia della mia squadra del cuore". Mischino non ci riuscì, morì di tumore nel 1990 e toccò a Nando Martellini dire che Paolo Valenti tifava per la Fiorentina. Nel 1945 nasceva a Teramo il cantante e chitarrista Evan Graziani. Bravo, era bravo, poverino. Ho fatto qualche ricerca, non è vero che Phil Collins ha plagiato la sua Agnese, non è vero. Approfondite, vedrete che non è vero. Ma poi Phil Collins ha bisogno di plagiare Evan Graziani, è stato un incidente. Andiamo ai vivi. Nel 1947 nasceva a Solbathal il Tirolo Klaus Di Biasi, che ha vinto tante medaglie nei tuffi per Tirolo. No, è italiana ed è un bravissimo atleta, scherzi a parte. Nel 1960 nasce a Milano Paola Francesca Ferrari, vedi appunto conduttrice 90° minuto. È sposata col figlio di Carlo De Benedetti, Marco. Del 1963 l'attrice Elizabeth Shue, americana di Wilmington, che è in Delaware. Quanti di voi sanno dove è il Delaware? Scritto Delaware? Almanacco non ve le leggo perché c'è una cosa di superstizioni brutta, lunga, non mi piace, eccetera, eccetera. Vi leggo un pezzo di una poesia della raccolta amplissima del Vigo, la numero 5490, che parla di ottobre e dice: "Ottobre è un mese di bonanza, è un mese ricco, non c'è di che dire. Occhio, frumento e l'ummusto n'avanza, si settembre un luna di spiacere. La roi vedemo in distanza, a retini cantanno sennire, a iddolo un segnalo la provvidenza, cancella il cielo, secondo lo stile". Io dalla roi in poi non ci ho caputo niente. Vi leggo l'oroscopo, di nuovo l'oroscopo ho detto, vi leggo il proverbio: "Santa cicca, sunza piglia secca". Dicesi per scherzo di cosa che se non va bene va male. Boh. C'è anche una strofa: "Sciori di rosa, un'è l'amante mia, un'è riposa". Vi devo dare il consiglio culinario, io vi do una piccola ricetta veloce. Parlavamo di uova, qualcuno commentava uova e aglio, l'altro giorno non faccio il nome per rispetto alla privacy. Io faccio una cosa che si chiamano uova ruttentall'acqua, piacevano appunto alla buona anima di mio padre. E preparo un'emulsione di olio e acqua, poca acqua, poco olio, giuste, li sbatto con la forchetta come a voler fare una frittata, ci spacco dentro 4 spicchi d'aglio, 3-4 spicchi d'aglio ovviamente senza la buccia, e metto il tutto in padella a fuoco fortissimo per fare bollire e fare questa emulsione. E poi ci faccio abbasso il fuoco ovviamente e ci faccio le uova come se fossero uova all'occhio di bue. Si ci può mangiare più o meno 1,5 kg di pane. Ovviamente sale, pepe, tutti i dubbi che ci potete mettere. Ho sforato i 10 minuti che mi ero messo come limite. Pensate se vi leggevo pure l'oroscopo. Questa volta l'ho detto apposta, oroscopo. A domani.